Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Tubissima, la vostra rubrica di gossip youtubiano preferita. Ovviamente anche questa settimana ci sono tantissimi scoop, alcuni nuovissimi, altri un po' più vecchi, ma comunque tutti racchiusi in questo video. Prima di iniziare vi voglio far vedere la mia nuovissima maglietta nuova. I'm issima 91 bitches, cioè sono issima 91 stronzette, e è bellissima, io l'adoro, me la sono fatta fare appositamente per fare video e poi per gasarmi, per dire anche io ho una maglietta personalizzata. Iniziamo subito con il primissimo scoop, che penso conosciate tutti, in quanto qualche giorno fa è stato caricato sul canale della Diva del Tubo un video in cui lei annunciava di essere tornata single dopo 14 anni di fidanzamento. Ebbene sì, dopo mille indiscrezioni del web, la Diva del Tubo e Rouge si sono lasciati. E devo dire che vedere la Diva del Tubo in quelle condizioni mi ha aperto il cuore, cioè mi ha... sono rimasto senza parole, non mi sarei mai aspettato una diva del tubo con le lacrime agli occhi, con i singhiozzi o con le parole spezzate. Ovviamente il video in questione ve lo lascio qua sotto nell'info box, così potrete andarlo a vedere. E soprattutto in questo video lei elenca anche le varie motivazioni per la quale si sono lasciati, appunto. E sotto questo video ci sono state anche alcune polemiche, in cui alcune persone dicono: ma com'è possibile, ti sei lasciata ieri sera e hai già caricato il video, secondo me è una cosa tutta falsa, non hai rispetto di te stessa, dei sentimenti, tutte queste robe qui. E invece io vi devo andare contro per una volta, cari ragazzi, perché dovete sapere, se vabbè, YouTube c'è chi lo prende come lavoro, chi per chi è veramente un lavoro, chi invece vi dice no, ma è solo per divertimento, io non ci guadagno niente, ma non è vero perché tutti ci guadagnano. Comunque YouTube può diventare anche una valvola di sfogo, perché anche molte volte anche io accendo la videocamera, inizio a parlare dei cazzi miei, per esempio anche su Periscope. Io quando ho un problema accendo Periscope e lo spiego a voi che, ok, non vi conosco, però è molto più semplice parlare e spiegare i propri problemi a persone che comunque, cioè, non conosci dal vivo, quindi il loro giudizio vale, non vale, no? Che invece andarlo a dire magari al migliore amico, alla migliore amica. Quindi, secondo me, anche la diva del tubo ha fatto anche questo video, sì, per monetizzarci sopra, ovviamente, ma anche l'ha presa come uno sfogo personale. Magari in quel momento lei era tornata a casa da sola, non sapeva con chi parlare, come sfogo ha acceso la videocamera e si è sfogata. A me succede a volte, quindi perché non può succedere anche a lei? Quindi per una volta io, ragazzi, non vi do ragione, ma sto con la diva, la supporterò sempre. Diva, io sono con te, ricordatelo. Insomma, questa estate youtubiana ci vuole tutti single. Qualche giorno fa però è stato avvistato Neil a Trieste, nel solito giorno in cui anche Nicole era a Trieste. Quindi i gossip sono volati. Cosa ci fanno insieme? Perché sono nella solita città, il solito giorno? Com'è possibile? Dite che sono tornati insieme. No ragazzi, vi devo dare una brutta notizia: Nicole e Neil non sono tornati insieme. Probabilmente erano a Trieste il solito giorno, perché forse si saranno rivisti, o uno avrà portato la propria roba all'altro, magari erano rimaste così, o sono rimasti comunque in buoni rapporti. Può succedere, non è che tutti si devono lasciare come me bruciandogli le macchine alla gente. Quindi saranno rimasti in buoni rapporti, ma non lo sappiamo neanche questa cosa. Però comunque sappiamo che non sono tornati insieme. Dopo tutti questi single, non vi ho parlato tempo fa di una youtuber che invece si è sposata. La sorella di Pepper Chocolat, Red Flower, si è sposata. E io mi ero perso questo scoop incredibile, però grazie alla pagina Facebook Le Topastre Cative, che non se la sta passando molto bene, ma io la supporterò sempre perché mi danno tantissimi scoop di cui parlare, ho scoperto che Red Flower si è sposata. E vi metto una foto qui, se riesco, del vestito da sposa di Red Flower, che devo dire mi è piaciuto tantissimo.
Mi piace molto questo stile di vestiti per matrimoni. È abbastanza sobrio e anche abbastanza elegante. L'unica cosa, non avrei messo quelle scarpe, però comunque io l'ho promossa. Non sono nessuno, però per mio giudizio personale, dato che ho letto tutti i commenti in cui dicono che schifo di vestito fa cagare, in realtà no, questo vestito è bellissimo, a me è piaciuto moltissimo. È anche molto estivo come vestito, come stile, a me è piaciuto, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. A proposito di Pepperoni's Family, un altro scoop riguardante Pepper Chocolate. Ormai è una presenza fissa, io senza di lei non camperei praticamente, non farei nessun soldo su YouTube. Ma secondo me questa è una cosa, cioè una polemica proprio campata per aria. Però ne parlo proprio perché mi avete sommerso di messaggi. Praticamente è Pepper Chocolate qualche tempo fa ha pubblicato una foto in cui stava buttando via dei trucchi, tanti trucchi. Foto qui se riesco, tantissimi trucchi, e lei dice che comunque erano scaduti, non li usava più, erano tutti rovinati, cosa me ne faccio, no? A voi non ve li posso regalare perché comunque io non regalo roba di merda che fa cagare, io non me li posso usare perché sono scaduti, li butto via. Fatto sta che è successo un pandemonium come Cheryl, ciao Cheryl ti amo, e in cui tutti dicono chissà come mai ha fatto vedere proprio quei trucchi che l'ha buttati via, è in combutta con qualche casa di make up. Le topaste cattive hanno indagato e hanno scoperto che comunque la pupa gli ha detto che comunque il rapporto lavorativo tra la pupa e Pepper Chocolate è terminato, ma non ha detto se è litigato di qui di qua, ha detto solo che è terminato, probabilmente sarà terminato il contratto. Fatto sta che secondo me vi state attaccando a tutto, praticamente questa ragazza non può fa niente che subito viene attaccata. È come se io pubblicassi su Instagram una foto in cui butto via una maglietta e voi mi commentiate commenti scritti tipo ma poveri, poveri, poveri che non si possono permettere una maglietta, chissà come mai l'ha buttata via, no? Magari mi ci faccio vedere anche la marca, no? Così. Insomma, secondo me ha fatto bene a buttarli via, se erano scaduti cosa li tieni a fare? E poi comunque erano tantissimi, chissà, ma quanti cazzo di trucchi vi regalano le persone? Ci credo che poi scadono, cioè ragazzi, ma è una cosa assurda, fatevi regalare dei vestiti, ma di cosa ve ne fate dei trucchi? A proposito di polemiche, oio, gli scoop, quanti scoop abbiamo oggi? Carlita Dolce, anche lei protagonista di quasi tutti i miei tubissima, Carlita Dolce ha pubblicato sul suo Instagram una foto in cui fa vedere il sederino. E polemiche su polemiche, in quanto lei pubblica questa foto in cui si vede lei di schiena con il sederino che si vede praticamente. E scrive che ha pubblicato questa foto dopo le tantissime polemiche di un suo video come combatto la cellulite, qualcosa del genere, e tutti gli hanno iniziato a commentare: allora fai vedere te il culo per vedere se le tue ricette funzionano veramente. Lei, esasperata, ha caricato questa foto, che comunque era una foto normalissima, è una foto di una ragazza al mare, presa di spalle, cioè non mi sa di niente di scandaloso, è normalissimo fare delle foto così, no? Fatto sta che ha creato ancora più polemiche. Questa ragazza sa il fatto suo, sa come fare big money. Ha creato ancora più polemiche, in quanto tutti dicono: oh mio Dio, ma hai fatto vedere il culo, ma sei pazza, sei impazzita, ma sei scema, no? Tutto così. E io quando ho letto questi commenti ho detto: ma scusa, scusate, lo avete chiesto voi, fai vedere il culo per far vedere se hai la cellulite o no, se per far vedere se le tue creme funzionano. Lei, ora che l'ha fatto vedere esasperata da voi, voi gli andate contro uguale. Insomma, io mi faccio tantissime risate grazie a voi, è una cosa incredibile. Per ultimo, ma non meno importante, anzi l'ho lasciato per ultimo dato che non è una cosa su cui dobbiamo ridere, ho visto anche uno degli ultimi video di Barbie Xanax in cui lei dice di essere stata aggredita verbalmente e anche fisicamente in un autobus a Roma mentre tornava a casa. Allora, ovviamente io vi lascio il suo video qua sotto così potete andarlo a vedere.
Fatto sta che anche lei ha ricevuto altre polemiche per dire: ma come te sei stata appena aggredita e invece di andare dai carabinieri fai un video? Stesso discorso che ho fatto all'inizio per la diva. I video secondo me sono anche valvola di sfogo. Evidentemente aveva bisogno di parlare anche lei e ci credo. Cioè, io immagino, mi posso solo immaginare lo spavento, ma non tanto. Sì, lo spavento per aver ricevuto male parole o anche degli schiaffoni, ma lo schifo, lo sdegno nel rendersi conto di in che paese viviamo, dato che in quest'autobus non era sola, cioè c'erano altre persone e l'autista in primis non ha fatto niente, in primis, e tutte le altre persone non hanno alzato un dito, non hanno fatto niente se non due. Uno o due ragazzi, tra l'altro non italiani, quindi razzisti di tutto il mondo. Adesso voglio vedere cosa vi inventate. Come mai solo persone non italiane si sono alzate per aiutare o comunque per confortare Barbie Xanax quando invece c'erano altri italiani che hanno fatto finta di niente? Io su questa cosa non mi voglio dilungare perché è un video comunque questo tubissima che vuol far ridere, però vi voglio lasciare con questo pensiero un po' serio. Siamo un paese di merda. Ragazzi, siamo nel 2015, è impensabile che la gente vede, assista a un litigio, a un comportamento sbagliato e faccia finta di niente. È una cosa impensabile. Può capitare a Barbie Xanax come domani può capitare a me, come domani l'altro può capitare a te che stai guardando questo video. Io, se capitasse a me, mi piacerebbe che qualcuno prendesse le mie difese, se io fossi in difficoltà o che comunque mi venga ad aiutare, come penso anche a voi. Io non lo so, siamo un paese così. Sono senza parole e niente, vi lascio con questa cosa. Voi commentate qua sotto come sempre, ditemi tutto quello che volete dirmi, anche perché questi scoop questa settimana sono stati tantissimi. A proposito di scoop, voglio fare una marchetta. La mia amica Eri Chioba ha fatto un libro, ha pubblicato un libro, si chiama Diario di una single incallita. Non l'ho letto ancora, sono tipo arrivato a pagina 27, però lo sto leggendo. E a proposito dei libri, devo leggere anche il libro nuovo di Marcello Signore e quando li leggerò vi farò sapere cosa ne penso. E niente, lasciate un like a questo video, condividetelo con chi volete, iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!